Buongiorno a tutti. C'ho pochi minuti perché stanno arrivando, mi stanno per arrestare. Vorrei fare delle dichiarazioni. Mi consegnerò come prigioniero politico. Mi chiamo Fabio Gaudenzi, sono nato a Roma il 3372. Appartengo dal 1992 a un gruppo elitario di estrema destra, denominato i fascisti di Roma Nord, con a capo Massimo Carminati. E ora vi do la lista: Fabio Gaudenzi, Fabrizio Piscitelli, Luca Caroccia, Fabrizio Caroccia, Elio Di Scala, Maurizio Boccacci, Brugia Riccardo e Massimo Carminati. Mi consegno consapevole di subire dei processi, ma vorrei essere processato. E se giusto, condannato per banda armata, come dovrebbe essere Massimo Carminati e Riccardo Brugia. Noi non siamo fasci, non siamo mafiosi, ma siamo fascisti e lo siamo sempre stati e lo saremo sempre. A Massimo Carminati la mafia fa schifo, la droga fa schifo e anche a me fa schifo tutto questo. Ma ne parleremo presto, mi sto consegnando al questore di Roma e parlerò del mandante dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli e di tanto tanto altro, ma solo con il dottor Gratteri, perché questa è la mafia vera, non quella del 2014. Grazie e a presto. Anteprima, buongiorno a tutti. Oggi, 1° settembre 2019, è un giorno davvero speciale. Prima di tutto, perché fra pochi minuti inizierà il derby e per uno come me non ha più nessun valore. Oggi, per la prima volta allo stadio, non ci sarà Fabrizio Piscitelli. E per chissà, non è un segnale, è un segnale importante, perché prima di essere un trafficante di droga, un grande ultras e un vero amico, Diabolik era prima di tutto un camerata, l'ultimo insieme a me del gruppo storico dei fascisti di Roma Nord. Tra poche ore finirà tutto. Mi sto consegnando alla Polizia di Stato. Io, Fabio Gaudenzi, dopo 30 anni, ho deciso di arrendermi, visto che sono rimasto solo. Tutti i miei amici sono morti o in galera. E per questo che ho deciso di fare tutto questo. Veniamo a voi, infami. Ho iniziato 30 anni fa la mia carriera politica criminale, come dicono, con la morte eccellente di un amico, e per un segno del destino si chiude oggi con un'altra morte eccellente di un altro amico. Faremo di tutto per vendicarti, Fabrizio. Sto consegnando al diavolo una lista di nomi, di donne, di uomini, di giovani, di vecchi, che in questi 30 anni hanno pensato bene di comportarsi da merde nei nostri confronti, partendo da quell'infame di vecchia che sta sull'Ardeatina, o come Claudio Giano, o come Filippo Maria Macchi e tanti altri, tra cui il maresciallo della caserma delle Rughe, Bartolomeo Laudando, un viscido, verme schifoso, che non merita neanche di portare la divisa. Avete tutti 3 mesi di tempo per lasciare la nostra città, dopodiché il diavolo vi verrà a cercare. E se sarete ancora a Roma, non morirete solo voi, ma anche i vostri cari. Ricordatevi tutti che lo zoppo non dimentica. A presto.